Allora, come punto di partenza, partirò dalla teoria economica, diciamo, più diffusa, secondo il quale, l'obiettivo delle persone è massimizzare la propria utilità con un vincolo, quello delle limitate risorse. Per gli economisti tradizionali, una buona proxy di questa utilità, di questo benessere, è il reddito. Quindi ci si può aspettare che ad aumenti di ricchezza corrispondano anche aumenti della felicità. Diciamo che già dagli studi empirici, ma già anche solo dalla propria esperienza personale, ci accorgiamo che questo non sempre si verifica. Quindi è normale porsi due domande. Ma è veramente sufficiente la ricchezza materiale per avere benessere? Ci si deve aspettare allora che le persone che hanno bassi livelli di reddito abbiano anche dei bassi livelli di benessere? Affrontando il caso del no profit, ci si accorge come la felicità non dipende solo dal reddito percepito e anche comunque a bassi livelli di salario si possono avere alti livelli di benessere. In particolare nel no profit, dagli studi empirici del professor Borzaga, emerge come nel settore no profit i lavoratori abbiano delle retribuzioni più basse sia rispetto al settore pubblico e spesso anche rispetto al settore privato profit, ma comunque si registrano alti livelli di soddisfazione. Quindi si dà proprio una risposta positiva a queste domande e si arriva alla conclusione che non basta, diciamo, la ricchezza per avere benessere. Aristotele pensava che la felicità fosse il sommo bene, il fine ultimo di una vita virtuosa. Quindi lui considera la ricchezza non come un fine, ma diciamo come un mezzo per ottenere benessere. E inoltre lui considera un aspetto importante della felicità, la sua multidimensionalità. E in particolare uno degli aspetti, una delle dimensioni della felicità è proprio la felicità che deriva dal lavoro. Un altro aspetto che sottolinea Aristotele, che hanno ripreso anche gli altri relatori, è l'importanza, diciamo, della natura relazionale e sociale della felicità. L'uomo per essere felice ha bisogno di rapportarsi con le altre persone e quindi si sottolinea quasi una fragilità della felicità. E del benessere. Da questa indagine ICSI sulle cooperative sociali è emerso come le cooperative sociali riescono a sostenere le relazioni dei dipendenti e in particolare i lavoratori dichiarano di avere degli alti livelli di soddisfazione non solo nelle relazioni con i colleghi, ma anche con i superiori e diciamo gli utenti che seguono. Un altro aspetto importante quando si parla di soddisfazione e di felicità è proprio il mercato. Il mercato è stato visto, diciamo, nella teoria economica tradizionale come un modo, una soluzione per superare la fragilità della felicità, quindi per non far dipendere le persone per essere felici dagli altri. In realtà, questa soluzione non è reale. C'è un fallimento del mercato e questo fallimento emerge dagli studi di Sterling, che affronta il tema del paradosso della felicità. Lui, attraverso i suoi studi empirici, ha proprio fatto emergere come, in un paese, in un determinato periodo di tempo, non sempre aumenti della ricchezza comportano anche un aumento del benessere autodichiarato delle persone. E lo stesso risultato, è emerso confrontando paesi differenti e anche dati di uno stesso paese, ma in un arco di tempo, diciamo, lungo. Quindi lui spiega questo paradosso della felicità partendo dal fatto che consumando beni materiali inizialmente si ha sicuramente un aumento della felicità. Questo aumento però è dovuto al cambiamento. Quando si consuma qualcosa di nuovo, cioè se ha un cambiamento si ha anche più soddisfazione. Man mano però l'individuo, il consumatore, si adatta, aumentano le sue aspettative e la soddisfazione non è più così elevata. Quindi la felicità, abbiamo detto, non dipende solo dalla ricchezza materiale, ma quindi da cosa dipende? Fra i Stutzer hanno diciamo, studiato i fattori extraeconomici che influenzano molto la felicità delle persone e dei dipendenti e in particolare pongono la propria attenzione anche loro ai beni relazionali e quindi la vita affettiva, l'amicizia.
Dai dati dell'ICSI emerge come le cooperative sociali riescono a soddisfare i propri dipendenti sia per aspetti estrinseci del lavoro, quindi le condizioni diciamo, generali del lavoro, diverse dal salario, e quindi andiamo all'orario di lavoro, l'ambiente fisico, la sicurezza del posto di lavoro, la sicurezza dell'ambiente di lavoro, ma anche garantiscono diciamo, una soddisfazione per aspetti intrinseci e in particolare proprio dalle relazioni, come abbiamo detto più volte, con i colleghi superiori e gli utenti. In particolare loro apprezzano molto questi lavoratori il coinvolgimento nelle decisioni, la crescita, la formazione, l'autonomia, la prospettiva di avanzamento di carriera. I lavoratori hanno alti livelli di soddisfazione e questo ha degli effetti positivi sia sull'effort e quindi sull'impegno che mostrano i dipendenti nel lavoro nell'azienda e anche di fedeltà, quindi sfatando il mito secondo cui le persone che hanno un basso salario hanno anche un alto tasso di turnover. Questo ha sicuramente degli enormi vantaggi a livello aziendale, sia per il raggiungimento della mission che si sono prefissati, ma anche in termini di minori costi di controllo del personale. Diciamo che sia le organizzazioni no profit sia le cooperative sociali riescono ad attirare dei lavoratori, delle persone che hanno delle forti motivazioni e dando loro degli incentivi che vanno al di là del salario riescono appunto a ridurre i costi di controllo e avere comunque degli alti livelli di produttività.